Ecco, prima del taglio del nastro, allora benediciamo la sagra e desidero anche rivolgere una preghiera speciale anche per la nostra cucina e per i nostri cucinieri, ecco, che si trovano a operare già per tutti noi. La cucina è nuova, però l'inaugurazione vera e propria della cucina la faremo in un secondo momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, Madre di tutte le mamme, prega per noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga per sempre. Amen. Thank you.
diciamo benvenuti a Gardigiano. Nonostante tutto, la vostra presenza davvero un valore di 10 volte superiore al normale, e davvero la vostra presenza rincuora anche i tanti volontari che nonostante tutto, nonostante il tempo, sono qui per regalarci questa festa e questo stare insieme. Quindi grazie ai volontari di Gardigiano. Ci saranno degli interventi, delle considerazioni, degli stimoli. Il primo me lo ha fatto il presidente Michelin, ricordandomi che qui da 43 anni c'è questa festa e c'è un volontario che c'era anche 43 anni fa, mi riferisco a Sandro Tronchin, che mi diceva che la prima festa 43 anni fa 4 serate, 80 pasti complessivi, oggi 150 pasti ogni sera, ma solo per i volontari. Quindi la dimensione è cambiata, l'attenzione, ma anche uno stare insieme forse diverso, in quanto le persone trovano in queste feste davvero un modo per esprimere il proprio senso di comunità. Lorenzo Michelin, presidente della Proloco di Scorzella. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto cordialmente il nostro sindaco e tutte le autorità militari e religiose e civili presenti, le associazioni di categoria, tutti i soci della Proloco. Il nostro volontariato della Proloco, sempre più bravo, qui a Gardigiano, compresi i referenti di Gardigiano, che ringrazio tutti e grazie, buongiorno a tutti. Mi associo ai saluti espressi dal Presidente della Proloco e tutti voi presenti. E prima di fare un brevissimo riassunto di questi 4 anni, io vorrei leggere insieme a voi un pensiero per Maria Rita Bonati, moglie di Falcone Severino, che prematuramente ci ha abbandonati e che era una figura presente e costante in questa festa. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Io porto i ringraziamenti, i saluti del Presidente regionale Giovanni Folador, delle 43 comitati consorzi, dei 7 comitati provinciali. Allora, unione tra Proloco e amministrazioni. Far cartello vuol dire mettere assieme tutte le forze disponibili per cercare il bene comune, quindi valorizzare il prodotto tipico. Grazie a tutti. Allora, oggi purtroppo avevamo organizzato una passeggiata in questo territorio che però con il tempo infausto, come potete vedere, abbiamo in qualche modo annullato o rimandato per altre date. E con l'Umpli stiamo cercando appunto di coinvolgere tutte le Proloco che fanno parte di questa, diciamo, di queste manifestazioni, tra cui Germoglie di Primavera, con lo scopo proprio di fare cultura del territorio, non solo per noi stessi che ci viviamo, ma di tutte le persone che vogliono beneficiare e venire a conoscere internamente i prodotti e le peculiarità del nostro territorio. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio gli amici della Fragola e la Proloco per l'invito. Unisco ai miei saluti a tutti voi, anche quelli del sindaco metropolitano Luigi Prugnano. 43 anni sono un traguardo estremamente importante, sono simbolo anche però di una comunità viva, vivace, coesa, e questo è un valore aggiunto che va preservato. Quindi un ringraziamento davvero a tutte queste persone che in questi giorni si dedicano volontariamente affinché la sagra, nonostante insomma il tempo non propizio, esca al meglio. Sì, ringrazio intanto anche i rappresentanti degli altri comuni che sono venuti qui nonostante la giornata, l'assessore Faggian di Martellago, l'assessore Tony Cazzaro che è timido è lì dietro, e quindi a testimonianza che quello che si fa è comunque un qualcosa di un po' più grande dei confini comunali. Perché è importante? Perché il nostro territorio è un territorio che ha bisogno di qualificarsi un po' di più. Noi nasciamo come territorio contadino, ma la nostra agricoltura è sempre stata un'agricoltura medio povera. La ricchezza dei nostri territori finora è stata data soprattutto dall'attività industriale e in parte dall'attività commerciale.
Grazie a lei, primo cittadino. I volontari, gli organizzatori ci tengono ovviamente ora a rinnovare il loro invito per una piccola grande degustazione, dove sapete voi, basta seguire Lorenzo, ne abbiamo due, giusto? Ma hanno anche il piacere di condividere con voi la scelta di donare agli espositori uno strumento davvero di nicchia per intenditori, che aiuta a raffreddare il vino, una bella scelta davvero importante per chi ha poi la passione anche del vino, ma è utile, soprattutto è utile, quindi grazie per questo. E poi c'è un altro dono, ovviamente pensato dal CEOD, dai propri ospiti di questo centro, che verrà anche questo donato agli espositori.